Buongiorno amici, oggi mi trovo a Socher, una frazione di Ponte nelle Alpi, e oggi vi portiamo qui a vedere il bivacco Scalone. Punto qua troviamo l'insegna che ci indica appunto a destra bivacco Scalone. Aldo, 100 metri di dislivello, più o meno circa meno quasi fatti, morti. Si vede la corda? Personal training. Abbiamo rubato il guinzaglio di palla. Training mood, yeah, poco fiato, poche parole. Ciao. Qui c'è una strada, che cos'è? Allora di là comunque dice bivacco Scalone sempre 1:40, non so perché, cima do là da 4:15, 1:10, so, ah, è 1:10, ti sta facendo addosso mi sa. 1:10, perché 1:10 più 0:30 fa 1:40, che bello. Per fortuna si trovano altre insegne anche lungo il percorso, consegnato bivacco Scalone e la tempistica. Oggi abbiamo la mascotte Palla, io la chiamo Palla Bianca, che ci precede sempre, sempre lassù. Bivacchino ino con Polpezzo e abbiamo anche Palla davanti. Stiamo andando. Si arranca. Al bivacco. Si arranca. Vedo il campo base zero. Everest, un alpago. Per fare il 4000 dell'alpago dell'altra volta. Sì. A questo punto qua attraversiamo tutta a sinistra il ghiaione che ci porta forse su quella spalla dove c'è il bivacco. Qua abbiamo anche un po' di vista sul Nevegal. Abbiamo fatto altro che seguire i segnavia CAI e le tracce,
siamo arrivati qua dove c'è il bivio che giù si va a Soccer, dove siamo partiti. Andando a sinistra troviamo il bivio Scaloni, invece a destra si va verso il rifugio Carota tramite la busa dei Trevisani che arriva di là. Ci manca veramente poco per vedere il bivacco. Qui troviamo addirittura un'altra scritta in legno con la scritta Scalon, e questo praticamente ci potrebbe essere il pericolo caduta a sassi dalla parete lassù. Transitare velocemente. Siamo sull'ultimo tratto che ci porta quasi in traverso verso il bivacco. Per adesso abbiamo fatto 670 metri, saranno circa 700, quasi 750. Siccome questo è comunque un sentiero CAI molto frequentato, il CAI mette queste protezioni in tratti esposti per tenersi appunto con le mani anche un po' bagnato, probabilmente arriva giù acqua da qua. Bisogna stare solo attenti un attimo, saranno veramente 5 metri. Sono solo 5 metri di cavo che aiutano a passare sto tratto. Sicurezza. Poi panorama sul lago. Per 5 metri. 5 metri giù. Abbiamo incrociato un po' di neve. Però arrivo al bivacco così un po' imbiancato addirittura dopo la spolverata di ieri. Molto scenografico, direi. Ecco qua il nostro bivacchino. Adesso ve lo faccio vedere anche dentro. Scalon, qui c'è una legnaia strapiena di legna, strapieno. No, beh,
Sempre alta ingegneria, vero? Alta ingegneria, appoggio braccio, nonché birra. Tienila a te mentre apro. Era un attimo di paura. No, no, chi c'è? C'è l'altra. Alta tecnologia per tenere la porta aperta. Questa porta era un po' aperta. Oh, qualcuno ha dormito? Oh, no. Permesso. Ma deve esserci la stufa. Una torta per fare un po' di spazio. Vabbè, hanno cambiato il letto, come vedete. Ah, è vero, guarda, la valigia è rimasta ancora lì. Ma le doghe ci sono? Sì, dai, vai. Abbiamo la finestra di casa. Ah, c'è la storia di quella della finestra. Che adesso non si apre. Devi andare da fuori però... per questa storia. Vai, vai. Vabbè. Allora, non si apre, però noi sappiamo che hanno fatto un'opera di alta ingegneria e hanno messo tanto di antiscivolo perché sanno che la gente deve salire qua. Allora, vai. Si sale qua, si prende questo, si piega e magicamente la finestra si apre. Cioè, si blocca anche, sì. E si blocca anche con... Guarda che robetta! Per aprire la finestra, sembra il Papa, sembra. No? Adesso però chiudo un pochino perché io dico fa spiffero, ara. Lo attacchi lì. No, è giusto. Massimo della sicurezza. Perché mi sta male la rapida? Già vero che tre manchi? Perché prima dovresti mettere. Vabbè, ora facciamo il video di sta cosa. Prima dovresti metterti là. No, c'è scritto prima col cordino e poi al muro. Assommi assieme. Ara grobetta. E quindi e dopo la dopo. Parte lì aspetta una sì vabbè mi fideria anche a no basta che entro un po' in legno si è legato ecco. Bene tranquillo tieni chi è che si fida a dormire qua? No chi si fida sotto? Lì a sinistra verso la Madonna del Carmine oppure qui a destra prendere l'altra via numero 7 verso Cima d'Olada, abbiamo 3 ore, è un sentiero però un po' per escursionisti esperti perché poi su è un po' esposto ed è poco segnalato. Che c'è? Io dopo questo. Apri? Facciamo vedere cosa c'è dentro i mobiletti del bivacco. Caricatori USB. Micchia. Le carte. Queste sono le Orbit Camera. Tappi indispensabile. Tappi indispensabile. Ah, i toscanelli. Fumare. Questa grappa ai lamponi, mentre di qua abbiamo l'anti-Covid. Poi bicchieri, cioccolata, pannelletto, un sacco di cose, la moca, il letto, il biletto, un sacco di acqua, cemento, volete farvi la casa? Vedi, fatto le scorte che come mangi, ho fatto un po' buono. Poco? Intorno. No. Intorno.
dopo una piccola sosta congelata al bivacco, ora proviamo a scendere chiudendo un anello, vediamo se troviamo una traccia che non sia quella di salita. Vediamo che succede. Se la faccio io il pipi pipi pipi. Busa dei Trevisani? Sì, la busa dei Trevisani, allora. Andiamo di là. Qui c'è quello in legno con la... come la chiami te questa? La vanga? No. No? La scura, là, taglia fieno. Di sotto c'è una palla, tavolino. Poi là ci sono tutte le animali. Sì. C'è un bel tavolino, una bella tettoia. Legno. Andiamo a vedere tutti i vari animaletti. Anche qua un sacco di panche per far festa. Questa è la baracca dei cacciatori. E questa è la baracca dei cacciatori. Oh, qui abbiamo l'alpino. Tutto fatto in legno, bellissimo. Andiamo a vedere l'alpino. Guarda che carino. Poi c'è l'alpino piccolo qui sotto. Là c'è un camoscio. Qui c'è un mega barbecue, wow! Oh, e c'è ancora questo chiuso come nel video. Guarda. Baldo biadene. Piatti, moca. C'è un prosecchino più. Qua sotto c'è di tutto. Bicchieri, cucchiai, vassoi. Cassatori qua. Si trattano bene, eh? Molto. Vino spumante di qualità del tipo reale. Qui abbiamo palla. Andiamo a vedere qua. Secondo me questa cosa è la pernice, però quando non è bianca. In fase estiva, bella. Qui abbiamo un cerbiatto. C'è un piattino. Lì c'è un'altra casetta. Questo che cos'è? Ah, la signora con la gerla. Bella. Qua su abbiamo il camoscio. Questo posto è un tipico posto delle fiabe, no? E qua abbiamo anche il gufo, eccolo qui, il gufetto. Adesso vai, vai, baracchina. Sante scarpe, qui c'è una stufetta. Ah, però guarda. Stufetta. Nina. Tutto nuovo. Questo l'hanno appena messo perché la carta non ha neanche un filo di polvere. Che cosa c'è? La corda. Scusate. Piumoni. Tanto taglia lì, non hai detto. Adesso qua. Baracca dei cacciatori, comunque, è una proprietà privata, però è messa a disposizione degli escursionisti e tutti possono usufruire di questo posto, delle fiabe, per fare la grigliata, per riposarsi. L'importante è mantenere tutto pulito e ordinato come lo trovate, e non si possono fare feste, festine e festoni. Come lo trovate, insomma, bisogna lasciarlo. C'è anche una scala
che sale, boh, così, forse porta asciugamani. Bello. La Val Busa Trevisani. Qui abbiamo lo scultore. Il bagigio, che non fa parte delle sculture di legno. E questa? Sentendo poi sulla pianta. Sì, sì, te ne ha fatte 30. Allora, arrivando dal rifugio Carota trovate questo che è sentiero pericoloso, quello che vi porta in cima al Dolada, penso, perché c'è scritto cima Dolada ore 4. Quindi sarà il sentiero quello delle creste, no? O comunque una parte. Di giù andiamo a Cassan. Cassan. O Marcolin Arcier, perché noi siamo instancabili lavoratori in Marcolin e adesso andiamo a Marcolin. Dopo arrivando a Cassan prendiamo un'altra traccia e ti porta a Socher. Fino alla macchina. Quella che va lì, si va al rifugio Carota. Con Carota, che comunque c'è il rifugio Carota. Dopo il bivio di prima, praticamente si cammina di nuovo in mezzo al bosco e andiamo verso la frazione che si chiama Marcolin Arcier. Aiutandoci con il nostro GPS, c'è Polpetta che mi raggiunge. Abbiamo ritrovato la nostra traccia di stamattina, quella che ci porta quasi quasi sopra la macchina. Siamo quasi arrivati ed eccomi qua. Questa è la fine del nostro giro, questa è la tabella che abbiamo trovato stamattina subito dopo la partenza. Allora, io spero che il bivac vi sia piaciuto, che il video vi sia stato utile nel caso volete copiarci questo bellissimo trekking, e lo chiudiamo con circa 820 metri di dislivello positivo. Abbiamo fatto circa 820 metri di dislivello positivo in poco più di 3 ore e siamo qua ormai davanti alla macchina. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.